No, io volevo dire solo una cosa, che quando poi scompare al Demerini. Ma la persona è un piacere. Quando viene a guardare da Merini ha avuto l'idea di raccogliere delle testimonianze molto interessanti di personaggi che l'hanno comunque conosciuta, tra cui anche Vincenzo Mollica, Valentina Cortese e tanti altri. E visto che lei legge bene, mi piacerebbe anche fargli leggere quella di Valentina Cortese, che tra l'altro è stata anche molto determinante per la Merini e per quello che ha interpretato, è magnifica, per tante cose che ha dato scritte con la collaborazione. No, comunque, se ti fa piacere, fai la legge. Per me è un onore. Noi siamo casa della Merini e bisogna essere un po'. Però devi trovarla. Estemporanea. Sì. No, se ti poteva andare io con quel libro lì che lo prendo. Tra l'altro è anche in vendita il libro, 10 euro. Molto bello. Devo trovare Valentina. Il libro, questo qua. C'è in ordine alfabetico. L'editore ha bisogno di cose. Non si può vedere il video. Dobbiamo fare le prove prima quando andiamo a vedere quelle cose. Ma qual è il problema? È sulla chiavetta, non so. Io sto cercando di girare la chiavetta. Chi è che vuole la Merini? Chi ti vuole vorrei la Merini? Sono bellissimi, io l'ho messo in quadro, io salvo. Grazie. La magia della Merini colpisce ancora. Io raccolgo. Io voglio andare dietro di lui per riprendere la sorella. Sta facendo lui. Allora anch'io la voglio personalizzare. Anch'io la voglio. Sì. Una serata abbastanza vivace, simpatica, no? Estemporanea. Vedi? No, vedi, non finisci mai di imparare. Tu pensi, io l'ho finito da tanti anni, avevo sempre il timore di essere invadente, tutto invece la vita con lei ci voleva un po' di forza. È passato tutto, Va bene, che vai tu. Il resto non è vostro, Ma guarda!
il primo ad averlo, ce l'ho fatto con la fortuna. È un ubriaco, eh? Bellissimo. Allora ti chiedo di fermo lì che sì. Già, se ti sposti. Com'è? Hai fatto? Hai fatto? Fantastico.